Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Zookeeper, un gioco dei Pyramid Games, gli stessi di Occupy Mars, che io stesso aspetto con trepidante attesa, Rover Mechanic Simulator, Fossil Hunter, insomma, non è, diciamo, il loro primo gioco. Esce il 18 di agosto, non so ancora dirvi il prezzo perché questa è una beta, un'anteprima di quello che poi sarà il gioco finale. Amministreremo, come dice il nome, uno zoo. Ora, vorrei cominciare una nuova partita e vediamo un attimino se riesco a farvi vedere. Vediamo se si può ricominciare una partita. No, dovrò cominciare con quella che ho già attiva in modo da poterla finire. In sintesi, ci spiega che c'è stato. Siamo nel giorno 2 e vediamo un attimo se. No, non si riesce a ricominciare. E in sintesi, che cosa succede? Noi qui possiamo andare a piazzare le nostre costruzioni ed è una cosa molto interessante perché potete andare voi stessi a, adesso non me lo fa fare perché siamo ovviamente all'interno del tutorial, ma possiamo andare a piazzare dei segmenti all'interno diciamo del recinto e andare appunto, come fatto in questo caso, a modificarne le dimensioni. Così come è possibile cliccando andare a dare un compito al nostro guardiano, guardiano che in questo caso noi abbiamo assunto grazie a questi che sono i premi. Abbiamo prima sbloccato il lemure, abbiamo sbloccato Betta, che è la nostra guardiana, insomma, di quel recinto, e come prossimo achievement sbloccheremo il primo livello vero e proprio. Ora, il gioco ci sta facendo vedere, è la parte finale del tutorial, questa ci fa vedere con questo menu lo stato. Ogni animale che noi acquistiamo e mettiamo nel recinto ha dei parametri: la fame, la pulizia, il gioco, insomma, il divertimento e la salute. È davvero importante avere, diciamo, un'idea. E andando su un animale possiamo localizzarlo e quindi vedere dove si trova. Così come cliccandoci col destro possiamo andare a farne curare uno o venderlo addirittura. I nostri dipendenti poi cresceranno anche di livello, in questo caso andranno ad avere delle cose in più. Sarà in questo caso più economico da mantenere, ma non finisce qui perché poi potremo anche andare a potenziargli e dargli un bonus, un incentivo nella paga e aumenteremo la sua energia. Così come qua in anticipo potremo andare a pagargli tot giorni, qua in alto a destra vedete i nomi giorni, insomma, e questo è il contratto che dovremo rinnovare. Ora, qua in alto abbiamo degli avvertimenti, come in ogni gioco, bisogna mettere a proprio agio i nostri animali. Quindi in questo caso il gioco ci invita a dipingere tutto con quest'erba qui che ha un colore particolare. Vedete, potete dipingerla volendo ovunque, ma quest'erba sembra essere più indicata e vedete anche dalle faccine che il nostro lemure è più contento. Possiamo anche andare ad aggiungere altra vegetazione. E qua possiamo andare a costruire i classici chioschetti. Cosa non bellissima di questo gioco, secondo me, è che crea questi tondi che sono le aree in cui o ci sono gli snodi, quindi voi potete cliccare e trascinare la strada, oppure quando piazzate questo, vedete che potete poi confermare e i visitatori arrivano e vanno. Tra l'altro, stavamo guardando. Sì, beh, passando il mouse sopra uno dei nostri visitatori, vediamo quello che vorrebbe vedere. In questo caso, il lemur sono venuti apposta e lo hanno visto. Possiamo potenziare il nostro zoo per aumentare i guadagni. Quindi, cliccando all'entrata, possiamo andare a aumentare o diminuire, vedendo anche la reazione sul pubblico. Oppure, spendendo, aumentiamo la dimensione dello zoo, in pratica il numero anche di oggetti che possiamo mettere al suo interno. Vedete che si ricostruisce questo, insomma, e abbiamo aumentato. Ora, con la costruzione possiamo aggiungere delle nuove decorazioni perché abbiamo più slot per poterne piazzare. Aggiungi tre nuove decorazioni. Vediamo se riesco a piazzare anche questo arbusto qua piccolino. Sì. Ora con il bulldozer possiamo costruire. Vedete, io ho costruito per sbaglio questa capanna, la distruggo. Ora il gioco ci fa vedere che possiamo tornare indietro oppure possiamo anche andare avanti e quindi riannullare nuovamente tutto. Oppure premendo questo, annullare tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, annullandolo. Le ultime costruzioni vengono
eliminate. Questo è l'andamento del nostro zoo con i nostri traguardi. E qua in alto invece abbiamo una guida nel caso in cui ci trovassimo persi e non sapessimo cosa fare. Abbiamo aggiunto una nuova onorificenza, ecco, si chiamano non premi ma onorificenze, e sblocchiamo il livello successivo. In questo caso il tutorial si conclude qui. Possiamo passare alla nuova zona e quindi è quella che nel menu principale era bloccata. Vedete che adesso si sblocca e abbiamo la zona nuova. Ce ne sono diverse che possiamo giocare, non sono tantissime, poi non so se al rilascio ne usciranno altre, però è un gioco focalizzato su questa modalità sfida dove possiamo andare a piazzare. Formazione finita, facciamo il tirocinio, l'impressione di avere una vita professionale davanti. Non so ancora come sia successo, ma hanno accettato di consegnarmi un pezzo di terra, mi tengono ancora d'occhio, ma tutto dipende. Perfetto, e questo è l'inizio. Dobbiamo avere due lemure come obiettivo iniziale. Quindi è guidato, quindi può essere adatto a quelle persone che non hanno quella voglia di andare a magari impararsi tutto in una volta sola. Allora, possiamo andare a piazzare. Allora, prima cosa, piazziamo magari un recinto. Un recinto lo piazziamo così, vedete che questa è la dimensione. Possiamo piazzargli, ecco, il passaggio base. Questo è, ci ho messo un attimino a capirlo, il passaggio, diciamo, dei dipendenti, quindi scompaiono e ricompaiono da qua dentro. Però ci sono anche altre cose, passaggi paludosi, insomma ci sono vari tipi di passaggio per tenere una linea, diciamo, di diciamo congrua all'animale che andiamo a metterci all'interno. In questo caso siamo abbastanza messi bene. Possiamo confermare il nostro coso qui cliccando sulla strada, dovremmo poterla costruire, cosa che non mi fa. Vabbè, intanto andiamo a acquistare due lemuri. 1 2, concludi. Ora assumiamo lei, che ormai l'abbiamo sbloccata, e lei arriverà lì. Dobbiamo giocare con gli animali 3 volte, quindi o clicchiamo sul recinto e diciamo di giocare con tutti, oppure facciamo clic su un singolo e facciamo gioca e lei andrà e giocherà. Adesso lei arriva, se non, sempre che non sia già qui. No, eccola che è arrivata. Tra l'altro io volevo costruire la strada, ma non me la fa costruire, perché vediamo un attimo se mi sono perso qualcosa. Io, questo è il chioschetto, queste sono le toilette. No, vabbè, conferma. Vediamo. E vedete che si sta giocando. Graficamente è carino, è low poly, però. E qui invece è il suo livellamento. Sta giocando una volta. Facciamo giocare ancora. Questo ha già giocato. Facciamo giocare con l'altro. E qua il costruisci non me lo fa modificare, non mi fa modificare le strade. Ah no, eccolo qua. Non è bellissimo, come ho già detto, perché vedete, ecco, insomma lo fa, e così abbiamo la strada per i nostri visitatori. Tra l'altro gli piazzerei anche un chioschetto qui, e tra l'altro non è bellissimo questo snodo qui, questi punti tondi in cui la gente può interagire. Comunque va bene, lei l'abbiamo assunta, lei sta facendo quello che il tutorial ci sta dicendo di fare, abbiamo i due lemuri e la gente che arriva, concludi. Va bene. Ah, tra l'altro dovrei andare nei dipendenti e pagargli altri giorni in modo da averla un po'. Invece qua in alto vediamo che possiamo andare a sbloccare varie cose. In questo livello possiamo sbloccare i cervi, possiamo sbloccare Giacomo e Maria, qua il fango, magari per i coccodrilli, erba fiorita, l'alce, altri due, Filippo e Michele, abbiamo la capra e la costa del martello, e così si va a svolgere tutto. Qua vediamo come sta andando, il valore dello zoo e tutto, ma la gente sta arrivando a vedere. Vediamo se hot dog, vuole un hot dog, un lemure, abbiamo sia uno che l'altro. Guarda questa cosa a terra qui, non ho dimenticato un portafogli. Sicuramente tendono a perdere le cose. Trovo le sposte nell'area riservata al personale per poterli restituire. Quindi cliccando qua posso, no? Devo spostarla io? Sì. La metto qua? No. No, non so dove spostarla. Posso metterlo qui?
No, non si capisce. No, non me lo fa. Comunque glielo do a lei. No. O che devo fare una nuova zona, non lo so. Vediamo che edifici ci sono. No, ci sono aree riservate al personale, ma... Ci sono i bagni, io metto i bagni perché tra l'altro facciamo, vediamo se, no, non me lo gira, perché non me lo giri? No, non vuole ruotarlo. Vediamo se il punto e la virgola, no, non... Non riesco a capire come farlo girare, ma dopo ci guardiamo. Intanto confermo questo. Adesso magari facciamo un'altra strada in modo da metterlo lì. Non riesco a capire dove mettere questa cosa. Il visitatore trova le spostali nell'area riservata al personale per poterli restituire. Ma dov'è la zona riservata al personale? Non me la mette. Intanto vediamo. Qua ho perso il portafoglio, ma il portafoglio credo non te lo restituiremo più. Adesso andiamo in costruzione. Voglio espandere la strada, così almeno magari metteremo anche qualcos'altro. Così. L'altra cosa che volevo farvi vedere è questa. Adesso piazzo questo. Confermo. Vado in modalità di costruzione. Potete piazzare queste cose qui, che praticamente vi consentono di modificare, vedete, il recinto. Così. Che è comunque una cosa carina, immediata, gli è piaciuto subito. Andiamo a posizionare anche delle banche qui. Ci mettiamo della vegetazione, cosa che non avevamo fatto prima. Bell'albero così. Sono contentissimi. Quindi... Sta bene. No, questo non gli piace. Cosa che gli piaceva? Questi? No, oh, vi piacciono, questi. Che cosa sono? Pianta tropicale. Va bene, dai, confermo. E siete contentissimi. Ora, volevo andare a costruire anche i bagni. Eccoli qua. Sì, ma sono collegatissimi ai cosi. Adesso fatemi fare anche la strada. Magari colleghiamo sta strada qui. Anche perché non è che si possa fare anche... Sono brutte le strade, quello continuerò a dirlo. Area riservata al personale. Non mi dice dove trasferirla, mannaggia. Intanto possiamo andare a vedere come stanno andando gli animali. Ma no, abbastanza bene. Li sta gestendo piuttosto bene. Perfetto. Qua, vabbè, criticità e cose varie. Vediamo se la guida ci dice qualcosa. Turisti. Visita VIP, prestigio, eventi. Di cose ce ne sono, eh. Prompter, compiti, avvertimenti, conversazioni. Posizione zero personale. Gestione personale, energia, livelli del personale. Che livello? Non l'esperienza. Sistema delle stelle. Il gioco, gestione del tempo, interazioni. Ok. Sì, ma non... praticamente non mi dice... Non mi dice cosa devo farne di questo. Quindi niente. Boh, non lo so. Area del personale, questa forse? Eh sì, infatti andava messa lì. Nuovo livello, nuove efficienze, quindi sblocchiamo il cervo. L'abbiamo sbloccato. Quindi tecnicamente adesso possiamo andare e costruire un altro recinto. Che secondo me possiamo anche espandere. Comunque, vabbè, mettiamo questo. Facciamo così e così. Ok, poi
batteria taccotta, versione più chiara dell'erba, non so se ai cervi piacciono queste. Sì, possedere una toiletta, ce l'abbiamo già, ho già, ormai ho... Io sto modificando tutto. Ho falsato tutto, no, ma il tutorial me l'ha fatto lo stesso. Gioca con gli animali 3 volte, quindi poi vabbè, gioca con gli animali. Intanto, vediamo se me lo fa fare. Mi fa acquistare il cervo. Non gli piace l'erba così. Cerchiamo di risolvere la criticità magari mettendo questa. Oh, questa siete veramente contenti, eh? Lo so. Vi piace? Che cosa vi metto? Anche vi metto qualche erbetta così. Però non possiamo ancora avere un personale che faccia anche quello. A meno che non vada a fare tutto lei. Ok, no, vai di qua e gioca con gli animali. Che poi divertirsi con i cervi, non lo so, possiamo accelerare, ma vediamo se va anche di là. Sì, è andata anche di là, va. Ok. Bene. Non abbiamo più missioni adesso. Poi prenderemo le 3 stelline in base a come ci comportiamo. Qua abbiamo una modalità foto che ci scatta lo screenshot in Steam. Gioco in italiano, come potete vedere, poi ovvio non sarà la novità del secolo, insomma, però può essere un divertente passatempo per tanti. Tra l'altro, adesso vabbè, questo è solo l'inizio, però poi andrà avanti a evolversi. Beh, Dio, ci vorrà un po', per sbloccare tutto, perché alla fine, solo alla fine di questo, si sblocca la Costa del Martello, quindi un'isola vichinga, credo, e Costa del Martello, quindi avremo magari animali un pochino più nordici. Ma come ultima cosa vorrei mostrarvi questa cosa. Nel menu principale potete andare a vedere gli animali, e gli animali ci fanno capire quanti ne potremo avere. Si va ad avere dalla pecora, mucca, cavallo, la capra, il fenicottero, il cervo, la tartaruga, il lemure, il pellicano, il cinghiale, lo struzzo, il formichiere, l'alce, il canguro, il pinguino, la zebra, lo yak, il cammello, la foca, il tricheco, il coccodrillo, il lupo, l'orso, il gorilla, la tigre, la pantera, la leonessa, la giraffa, il leone, l'orso polare, il panda, ippopotamo, rinoceronte, elefante, e qua si va nell'assurdo, nel Jurassic Park con il velociraptor, il triceratopo, il mammut, lo stegosauro. Stegosauro di fuoco, il brachiosauro, il tirannosauro, e poi si ricomincia con la pecora. Bel contrasto, tirannosauro-pecora. Allora, ragazzi, questo è Zookeeper. Sicuramente non è un gioco unico, originale. Può essere carino se amate giochi di questo tipo, quindi di pixel grafica. Sarà da vedere poi appunto le novità che arriveranno, ma è un gestionale improntato su un discorso di puzzle game, se vogliamo. Forse non è giusto puzzle game, però ha obiettivi, quindi alla fine poi lui vi salva la partita. Adesso in questo caso non me l'ha salvata. Di soldi ce ne sono parecchi, quindi probabilmente andando avanti sarà un po' più difficile. Non mi sembra che al momento abbia sto granché a livello di difficoltà finanziaria, perché infatti se cercate qualcosa di veramente tosto ed estenuante a livello finanziario, vi consiglio, che non c'entra nulla con lo zoo, Parkitect, un indie gestionale davvero molto interessante. L'avevo portato anni e anni fa. Per il momento è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Zookeeper, e noi ci sentiamo a un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.